Meteo fine giugno, anticiclone africano già a 40 gradi centigradi sull'Italia? Quello che sappiamo finora mappe arriva l'anticiclone africano fine giugno, anticiclone africano già a 40 gradi sull'Italia? Le carte meteorologiche appena aggiornate iniziano a tracciare un andamento per la fine del mese che potrebbe riservare non pochi sbalzi a livello europeo con le manovre delle grandi figure atmosferiche tipiche dell'inizio dell'estate. Già nei prossimi giorni le temperature sono attese in deciso aumento e, in particolare tra domenica 11 e lunedì 12 giugno, si raggiungeranno punte massime fino a circa 30 gradi centigradi, soprattutto sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Questo primo rialzo termico di una certa rilevanza sarà causato dalle correnti d'aria calda e umida provenienti dall'Africa che, dall'interno del deserto del Sahara, si estenderà verso il Mar Mediterraneo. Si tratterà però solo di una fugace apparizione in quanto già nel corso della prossima settimana un pericoloso ciclone si abbatterà sull'Italia, provocando temporali e nubifragi su molte delle nostre regioni e rimandando l'anticiclone africano nelle sue terre d'origine. Gli ultimi aggiornamenti hanno fatto emergere alcune importanti novità per l'ultima decade del mese dal 20 giugno in poi avremo un anticipo più deciso dell'anticiclone subsahariano che darà il via a una fase molto calda, con temperature nuovamente in forte rialzo. Anticiclone africano in rinforzo verso penisola iberica e Francia. Al momento l'anticiclone sembrerebbe concentrarsi maggiormente sulla penisola iberica e Francia dove si potrebbero toccare punte massime fino a circa 40 gradi centigradi. L'Italia rimarrebbe leggermente al limite di questa vampata calda. Tuttavia le temperature saliranno sensibilmente. Le correnti africane potranno infatti far sentire la loro influenza anche sulle nostre regioni.